Buongiorno a tutti e bentrovati nel canale Arti Allegra. Prima di passare al video, come vi ho detto in quello precedente, vi spiego cosa intendo con questa foto. Missione 10.000 sono i passi che occorre fare durante ogni missione, appunto. Ovviamente, delle buone scarpe per camminare, un contapassi, un termos con del buon tè, uno zaino su cui mettere la macchina fotografica e un cappellino per il sole. Oggi, per missione SOS Terra, sono stata a Rifugio Sapienza, sull'Etna. Durante il percorso ho incontrato molti rifiuti, come vedete. Anche qui, purtroppo, si è convinti che la natura sia una discarica a cielo aperto. Come vedete, ci sono ogni genere di rifiuti. Per fortuna, man mano che si sale, l'unica cosa che ho incontrato è stata questa simpatica volpe, che seppur timida e schiva, cercava di avvicinarsi. Le ho fatto molte foto, anche perché non è facile da incontrare, sebbene il suo habitat sia proprio l'Etna. Giunti a Rifugio Sapienza, ho incontrato tanta gente straniera, per di più in gita, perché attratti da questo meraviglioso vulcano. Decido di scalare a piedi il cratere Silvestri, a 1900 metri sopra il livello del mare, un'esperienza unica e indimenticabile. Giunta in cima, si è circondati dal nulla. E anche se la visibilità quel giorno non era eccellente, l'emozione di camminare attorno a questo cratere è stata veramente unica. In cima ho avuto il piacere di conoscere tre simpatiche turiste che venivano da Copenaghen e che erano in vacanza proprio lì, sull'Etna. Ho spiegato loro qual è il mio messaggio e che avrei fatto il video. Missione SOS Terra a Rifugio Sapienza è stata veramente una bella e interessante esperienza. Come sempre io vi invito a iscrivervi al mio canale, a commentare e a condividere i miei video con i vostri amici. Se avete delle domande non esitate a contattarmi nella mia pagina Facebook di cui trovate il link. Non mi rimane a questo punto che salutarvi e, come dico sempre, alla fine di ogni video, ciao e una buona giornata a tutti, ma soprattutto alla prossima missione!